La presenza a Marettimo, da dove siamo partiti, e poi a Favignana e a Levanzo, di tutte le istituzioni preposte agli interventi al contrasto del dissesto idrogeologico sia un fatto straordinariamente importante. Erano presenti l'autorità di bacino, il commissario per l'emergenza idrogeologica, l'assessorato al territorio e all'ambiente, il demanio marittimo, il genio civile di Trapani, la protezione civile, oltre all'area marina protetta e agli uffici comunali. Si tratta ora di dare seguito con tempi certi, a partire dalle prossime settimane, agli interventi che riguardano innanzitutto Contrada Tramontana qui a Marettimo e poi l'erosione della strada dei Calamoni a Favignana e il costone della Contrada Faraglioni a Levanzo. Su questo c'è un impegno della Regione richiesto dal Comune. La presenza qui dimostra che quell'impegno si sta già traducendo in atti concreti. Ora aspettiamo gli interventi operativi. Però io voglio ringraziare la Regione Siciliana per aver confermato con questa presenza un impegno che noi avevamo richiesto. Oggi si sta svolgendo insieme a diverse autorità regionali una serie di sopralluoghi per superare le principali criticità da dissesto idrogeologico che affliggono alcune delle principali viabilità del nostro territorio. Rappresentanti del Comune di Favignana, dell'area marina protetta, del Genio Civile di Trapani, dell'autorità di Bacino e della Protezione Civile regionale, ci siamo dati appuntamento per ovviare, vedere quali possono essere le soluzioni tecniche più veloci per porre il rimedio. Quindi una serie di sopralluoghi a Marettimo, a Favignana e a Levanzo per risolvere il più velocemente possibile le tematiche e le criticità legate alla viabilità di accesso sia ad infrastrutture importanti come le elisuperfici che naturalmente infrastrutture viarie di principale collegamento qui a Favignana.